Oggi un progetto di successo residenziale secondo me si deve basare su due elementi fondamentali. Il primo, che si ricollega anche alla società liquida in cui ci troviamo adesso, è quello di fare progetti estremamente adattabili. Questo sempre di più ce l'ha insegnato un momento molto difficile da cui veniamo, che è quello della pandemia, del Covid, ma non è solo quello l'elemento da cui dobbiamo attingere. Sicuramente c'è necessità di creare spazi molto adattabili, perché la società ha un cambiamento velocissimo e gli spazi non possono che adattarsi il più velocemente possibile a questo cambiamento. L'altro aspetto è quello di probabilmente avere il coraggio di creare delle situazioni che effettivamente non vedano esclusivamente nella casa, nell'abitare la risposta, ma avere uno sguardo allargato alla città. Cioè, quello che noi facciamo è un importante operazione di rafforzamento delle reti di comunicazione, per cui dobbiamo per forza guardare alla città. Un progetto che abbia un successo residenziale è un progetto che crea sinergie, che crea una comunità con il territorio circostante, che crea delle relazioni sempre più fitte in esterno rispetto alla nostra dimensione domestica, ma negli spazi esterni che noi viviamo, che diventano davvero gli attori protagonisti di una progettazione di successo.